Commozione e ancora tanta rabbia a Cassano allo Ionio durante i funerali del piccolo Coco Campolongo e del nonno Giuseppe Iannicelli, uccisi e bruciati insieme con la compagna di quest'ultimo. Nella chiesa di San Francesco il parroco Don Silvio Renna ha detto: non si deve pensare alla vendetta, chi ha ucciso si converta. All'uscita dei feretri presenti i genitori di Coco, accompagnati dalla polizia penitenziaria, perché detenuti, palloncini e confetti bianchi per l'ultimo saluto al bimbo di 3 anni. Intanto domani 7 febbraio alla Saman si riunirà la Commissione regionale contro l'Andrangheta. Castrovillari, 2 milioni di euro per i piani integrati di sviluppo locale. Sabato 8 febbraio alle ore 16 al Protoconvento, incontro con i giovani e gli operatori economici per presentare i bandi, opportunità per rilanciare la propria azienda o per intraprendere nuovi percorsi occupazionali. E polemica sul palazzetto dello sport di Castrovillari, il consigliere provinciale del nuovo centrodestra Riccardo Rosa accusa l'Opolito della mancata realizzazione, il sindaco rimanda al mittente l'accusa. Intanto, come preannunciato dal presidente della provincia di Cosenza, Mario Oliverio, il palazzetto dello sport per il momento non potrà essere più realizzato.